Il mese di marzo inizia con la presentazione nell'aula magna del Liceo Ruggero VII di Caltanissetta del 60° Convegno Internazionale degli Studi Pirandelliani previsto nel mese di dicembre. Un'iniziativa che ha coinvolto non soltanto gli studenti della scuola, ma anche di altri istituti superiori della città, Mussomeli e Mazzarino. Il convegno questa mattina è stato presentato alle scuole del territorio di Caltanissetta, della provincia, dai professori che stanno gestendo e curando il convegno pirandelliano, la sua 60ª edizione. In particolare Rino Caputo, docente di letteratura italiana all'Università Tor Vergata di Roma, presidente emerito del Centro di Studi Pirandelliani, il professor Stefano Milioto, e la professoressa Carmela Pace, che è attuale presidente del centro ed è tra l'altro presidente nazionale dell'UNICEF. Collaborati dai docenti che sostengono questo progetto, hanno presentato le modalità di partecipazione agli studenti presenti e ai docenti presenti e dato avvio così alla nuova annualità. Si terrà il convegno nel mese di dicembre e noi, come altre scuole della provincia e di tutta Italia, parteciperemo volentieri a questa 60ª edizione. Per noi è stata l'occasione per dare l'avvio alla nostra festa di scuola, perché celebriamo dal 1° marzo fino al 3 marzo i 160 anni dalla fondazione del liceo. Il secondo appuntamento della giornata è stato il quarto seminario di studi classici in onore di Francesca Fiandacarigi, presenti tre docenti provenienti dalle università che fanno parte del partenariato dell'evento, quest'anno dal titolo Gli animali nel mondo antico medievale tra realismo e simbologia. E la mia indagine vuole un po' analizzare quali sono le caratteristiche di questa fauna, sia gli animali domestici sia anche quelli selvatici che vengono menzionati negli idilli, in particolare negli idilli di natura più prettamente pastorale, per vedere se quanto ci sia di realistico e quanto invece ci sia di convenzionale e di letterario. Ci sono degli studi, per esempio, sulla botanica degli idilli di Teocrito, ma per quanto riguarda più specificamente la fauna, in effetti ho notato che c'è poco. Quindi è un argomento su cui vale la pena di spendere qualche parola. Tanto nell'immaginario quanto nella storia della letteratura, il cane ha una duplice valenza. Da un lato, a volte positiva, con quelle qualità che tutti riconosciamo oggi al cane come miglior amico dell'uomo, la fedeltà, la devozione, l'intelligenza. Dall'altro, invece, spesso nella storia della letteratura il cane ha assunto anche caratteri negativi. Questa ambivalenza è il punto focale del mio intervento. Io ho cercato di focalizzare l'attenzione su alcune immagini letterarie relative alla rappresentazione animalesca come possibilità per metaforizzare da parte di un autore quale Lucano, in un'opera molto importante come La guerra civile, il comportamento efferato degli uomini peggiore di quello degli animali.